Previste per quest'anno per il Festival di Locarno e perché dovremmo scegliere proprio il Festival di Locarno? Ma penso che il Festival di Locarno va scelto a prescindere dal singolo film che viene presentato. I festival in generale hanno una proposta complessiva che cerca di dare un quadro del cinema attraverso il cinema del mondo. La particolarità di Locarno è quella di essere forse ancora di più rispetto ad altri grandi festival come Cannes, Berlino, Venezia, un festival che dà un'esperienza esclusiva. Questo perché si svolge in un posto molto piccolo, accerchiato da montagne e mare, in cui il cinema davvero occupa tutta la città non è molto grande, e soprattutto per un pubblico giovane, curioso, è un luogo in cui l'incontro con il grande artista o anche il regista esordiente, con l'attore famoso, abbiamo appena annunciato il premio Edward Norton, è molto più facile rispetto ad un festival. Quindi è un festival che permette un'esperienza, noi diciamo totale, perché è complessiva, dallo scoprire il film all'incontrare l'artista al sentirlo raccontare la propria esperienza. In dettaglio qualche anticipazione sui programmi, sulle retrospettive, il Festival di Locarno ha una parte retrospettiva molto cospicua, forse più importante anche rispetto ad altri festival. Abbiamo quest'anno il grande autore di riferimento, ogni anno scegliamo un maestro, è Sam Peckinpah, quindi un regista penso noto come nome, forse più che come visione dei suoi film al pubblico, un regista fortemente iconico, un regista che ha influenzato e influenza maestri del cinema di oggi come Tarantino, Kitano, Michael Mann. Sarà possibile vedere tutti i suoi film in copia in 35 mm, cosa che oggi non è quasi più possibile, ma anche scoprire qualcosa di cui non si conosce, ovvero che Peckinpah, prima di essere il grande regista del Mucchio Selvaggio, di Pagare Billy the Kid, ha iniziato con la televisione, facendo le serie televisive che sono di una originalità e forza unica.